Sime. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge. Allora ragazzi, siamo tornati, ma come mira ha diffuso dei pettegolezzi piccanti su Deidre, c'è molto da raccontare, oh santa pera, ora tua madre resta sconvolta, vabbè. Siamo tornati, dicevo, in casa Rainbow. Allora, dunque, la nostra rossa Deidre, appunto, è impegnata a far cosa? Esplora il forum dei genitori. Eh sì, perché... Se ben ricordate, per chi segue la challenge, nello scorso episodio la nostra ha completato la sua aspirazione. Quindi, come potete vedere, ta-da! E fin qui tutto bene. Ora però ci sono gli altri obiettivi che la nostra deve raggiungere. Prima di tutto il livello 10 nella carriera di politico, e io faccio sempre, no? Facciamo il punto della situazione. Questa è ancora lontana perché siamo solo al livello 3. Avere solo un figlio, quindi solo un figlio, sposarsi solo in età anziana, lasciare un film all'altare o poco prima di celebrare le nozze. Quindi diciamo che adesso bisogna lavorare quella che è la vita romanzata della nostra protagonista, della nostra erede, e anche sulla vita lavorativa, diciamo, no? È la festa della mamma per oggi, quindi non si lavora, ragazzi. Dai, il regalo della festa della mamma. Cosa hai comprato, caro, per... che cos'è? Erba strofinata? No, vabbè, dai, l'erba strofinata. Il pesce rosso? Oh, santo cielo, Milton. Ecco, sì, l'ottenio, va bene. Cioè, no, il crisantemo, ragazzi, mi pare proprio una tristezza. Lo smagrente, ho una donna a regalare lo smagrente, sono sicura che è apprezzato come dono, no? Vai, Milton. Milton, al quale ragazzi ho azzerato di nuovo la barra perché mi era arrivato il messaggino che stava praticamente più di là che di qua. Quindi, come sapete, visto che non è più l'erede dell'attuale generazione, ma ora l'erede è Deidre, erede della seconda generazione, posso usare la pozione per ringiovanire su di lui. Oh, un bel regalo per la festa della mamma! Tesoro, ti piace? Come l'hai presa? Bene? Perché è un'arma a doppio taglio sto regalo, cioè nel senso può essere interpretato bene e quindi non si esprime, oddio, sono preoccupata. Anello divertente, cosa vorresti dire con quel siero? Che sono grassa? E lui, ma no, tesoro, ma che scherzi, insomma, sei bellissima, eh? Ma stai scherzando, ma figurati, solo perché sai, magari ogni tanto uno ha bisogno, no? Anzi, complimentati per l'aspetto, fai vedere che... Insomma, no, cerca di avere un figlio tesoro, direi basta, perché sai com'è. Ma tu tesoro sei splendida, ma scherzi? Non mi prendere in giro, Milton. Oggi è una festa, ma non è che devi prendermi per i fondelli, capito? Capito? È vero che ho bisogno di colore nella tela della mia vita, ma se mi dici che sono grassa ti lancio un cappuccino. Va bene, ok, non facciamola arrabbiare. Ecco, Milton, stai calmo con questi fuochi qua. Stiamo calmi, ma no, tesoro, sei bellissima come una statua, eh? Dici davvero? Ma certo, e poi la tua cucina è solo light, quindi non potremo mai ingrassare. Beh, cerco tutte le ricette migliori con il mio smartphone, quindi è molto ricercata la mia cucina, capito? È peccato che non ci sia il sole oggi, perché no, ragazzi, effettivamente fino a 2 nanosecondi, ecco, piove. Piove ancora? No, vabbè, ha smesso, dai. Sta tornando il sole, sta tornando tesoro, non preoccuparti. Vediamo la nostra, come dicevo, la nostra sta, ragazzi, in una fase, come dire, sente che è arrivato il momento, vedete? È troppo frustrata dai genitori in rete per farlo, l'hanno fatta incavolare, ragazzi. Sì, perché ho sbagliato tutto? La rete sembra credere che tutto... Aspetta, aspetta, fermi, regalmi. Che tutto... Quel che Dede riteneva giusto sia in realtà del tutto sbagliato. Ecco, tesoro, vabbè, tu non sei una mamma, tante cose non le puoi sapere. Perché se la nostra sta iniziando a pensare che magari, no? Potrebbe
Noi Insomma, e basta. avete un tè Sakura? Ma no, ma quale tè Sakura? Adesso Sì, invitiamo tutti quello. qua. Vi prego, Orange smettetela, Cake, basta. Sono Barbemore. io piuttosto un sacco dell'immondizia, Che tesoro, faccio paragonato a te. faccio? Quindi sì, dovresti proprio tirarmelo un Che faccio? cappuccino. Va bene, Milton, Ah. abbiamo capito. Perché la nostra, ragazzi, vi faccio notare una cosa, è qui. 15 giorni al passaggio d'età, sta iniziando a sentirsi, come posso dire, sì, vedete questo sguardo, no? Un po' perso nel vuoto, questo sguardo sognante della nostra Deidre, perché sì, la nostra sta seriamente pensando alla genitorialità, ragazzi, quindi sta facendo delle ricerche a diventare mamma, ecco, delle ricerche, quindi internet ricerca. Sì, cerca battute di abbordaggio, che quelle a te non mancano mai, però vabbè, non si sa mai nella vita. Perché comunque, ragazzi, esplora, ecco, esplora anche Simpedia, perché non male non fa. Simpedia o Simpedia, ragazzi, c'è molto da... E naviga su internet. Perché sì, lei pensa sia arrivato il momento di avere un figlio, però la nostra, ragazzi, che come sappiamo ha un caratterino vagamente particolare... Cioè, con tutti No, gli uomini Simpson. comunque anche lì qua, eh. Questi già col Maureen, drink in mano alle she's 7 meno fazio, 4, ragazzi, eh? non è il momento del drinketto, ma non vogliamo piuttosto invitare, no? Rouge, Dai il regalo romantico, Anna, vuoi dare un regalo romantico a Tom, Milton, cara? Va Jimmy bene, Somas, tesoro, il Rongi domani, boy, sentite un po'. Sabao, Gownum, Ina Prep, Vediamo, perché anche il compleanno della Queenie. nostra oggi, dai il regalo romantico, cosa vuoi regalare? Tappetino yoga? Vabbè. Uovo decorativo, oh, vedi? Un uovo decorativo, dai, regala l'uovo a Milton. E Rouse, Fetiche, cara, Quasi. tu basta con queste ricerche. Fai una cosa, guarda, vieni qui e inforna, anzi, no, cucina la torta di compleanno per tua madre, perché deve, come dire, no? Una torta hamburger. Sta per passare d'età, Mira, sì, con Tyler Stewart, si è piuttosto in gamba, ok? Quindi noi adesso andremo ad invitare proprio la nostra sorellona, invitare il nostro padre, che non faremo una festa, che era là, rotto il frigo. Non faremo una festa, ragazzi, in grande, no? Mi inviterà giusto Mira. E voleva anche invitare, secondo me, dov'è? Vediamo se riesco a trovarlo, ragazzi, perché... Oh, Lucas, è tentata di invitare anche Orione, ragazzi, perché comunque, insomma, no, lasciarlo da solo, loro vengono, lasciano solo, perché abitano tutti e tre insieme, Allora, quindi sì, perché no, caro, ti prego, qua è è successo il vero, danno, tuo figlio al solito rompe le pere, oltre ai fedelifere, a quanto pare, perché, insomma, sostituisci, ma sì, sostituisci, ragazzi. Eccola qua, quindi lei si mette in gioco e decide di cucinare qualcosa per la mamma, asciuga. Violetta non è che, insomma, non ha fatto niente oggi, ragazzi, guardati qua. Milton, basta bere alla tua età, porca pera, basta! Milton, posa il calice lì, non è il caso. Mamma mia, ragazzi. Puro ubriacone mi è diventato questo. No, dicevo, sono Mira, ti va di passare il tempo assieme stasera? Tesoro, ti invita tua sorella, non preoccuparti. Oh, vedete, cercano tutti di darsi da fare. Ora, lei non sa cucinare. Guardate la faccia sconvolta, neanche un piatto, cioè non prepara neanche un piatto di cereali al mattino con il latte. Quindi, ora, farle fare una torta, secondo me. Orione, caro, cosa stai facendo? Ma questa flirta mentre prepara la torta? Io non lo so, come cacchio fa? Tesoro, tu sei altro che multitasking. Milton è andato ad asciugare le pozze anche all'inferno perché non lo vedo più. Ma dove però sei andato, Milton? Eh? Ma dove cappero? Ah, pure la lavatrice si è rotta. Vabbè, ma allora sono le gioie, eh? Io lo sapevo. Questi arnesi infernali elettronici, lo so, tesoro, hai ragione. Oh, ma grazie di essere venuto, Orione. Oh no, pure l'incendio! Lo sapevo, Deidre! Hai fatto scoppiare l'incendio! No, ragazzi, non ce la posso fare! Deidre, che cacchio! Una torta dovevi cucinare, porca pera! Però guardate! Guardate l'espressione decisa sul volto, oddio! Guardatela! Questa c'ha altro che Plum Bob girato, sto momento, lo sapevo, eh? Io sono brava a fare altre cose, non a cucinare, lo sappiamo, tesoro, sei brava a fare altre cose, non diciamo cosa, perché altrimenti pare brutto, però.
effettivamente, come dire, questo è un momento mistico. La prima volta che si è messa ai fornelli, tra poco Villa Rainbow diventa, no? Mamma mia, so. Poi dici, ecco, festa della mamma rovinata, brava, brava, Orione del panico, Orione sei un alieno, vola via, che ti devo dire, non lo so, Milton ti prego, aiuto, che cappero succede, siamo tutti nel panico, ragazzi, oddio, questo è flirtante, dopo l'incendio è molto flirtante. Sentite, tu, allora ragazzi, si sta verificando una situazione assai sgradevole. Ora, io svuota il forno, perché che ti devo dire, tesoro? Hai fatto uno schifo qua. Violet, cara, lo so, non è bello doversi cucinare la torta da soli, però ti devi cucinare la torta da sola. È triste come cosa. Vieni qui e ti prego, tu preoccupati esclusivamente. Ecco, sì, chiama gli invitati. Invita nella lotta attuale, ma tua sorella è arrivata? No. Invita anche loro. Ora, dov'è? Dov'è andato a finire? Lucas. Ma quindi Orione si è imbucato così, ragazzi? Non è stato invitato. Andiamo bene, molto bene davvero. Allora, Milton, tu dove sei? Tu te la sei proprio, eh? Sei rimasto qua, col cavolo che sei venuto ad aiutare tua figlia. Mi fa piacere, sono le gioie Oh, mio dell'esistenza, Dio. ragazzi. Dicevo, comunque, prima che qua scoppiasse l'apocalisse, vabbè, basta, senti, veramente t'ha distrutto sta cosa qua, cara. Debuggati perché mi sembri un po', come dire, sconvolta. Quindi invitiamo nel lotto attuale per favore tua sorella perché tra un po', insomma, ci, no? Torniamo indietro nel tempo se passa un altro po'. Forza, vai. Su. Oh, Vegetation magra. sì. Grinnoi foibi. Però dicevo, Let the ecco, loud fermi dew tutti perché back altrimenti ci emerge from perdiamo. the Dunque, hay la nostra sta seriamente valutando l'idea di diventare mamma, ragazzi, perché sì, lei si sente pronta, non so con che coraggio, ma no, patata, ma cosa è successo? Mamma mia, vabbè. Però sappiamo che è una rossa un po' particolare, che ha un caratterino, no? Particolare. Quindi, secondo voi, in che modo la nostra ha scelto di diventare mamma? Lei ha diversi partner, abbiamo visto, no? Diversi anche fidanzati, diciamo, chiamiamoli così. Però non ama molto il tradizionale, l'avrete dedotto anche voi. La nostra ha deciso di ricorrere fondamentalmente a quelle che vengono chiamate tecniche di procreazione medicalmente assistita, cioè fondamentalmente fecondazione artificiale. Lei sceglierà un uomo, stava già facendo le ricerche, ragazzi, online, no? Un uomo per, appunto, separati, ma come separati? No, 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 no. Non, che cosa sta succedendo? No! Milton! Milton rapito dagli alieni! Milton, perché mi fai questo? No, raga, non è proprio aria di far sposare Milton con Violet, io ve lo dico. Milton se l'è svignata alla grande. Ha letto i vostri commenti? No, vabbè, ragazzi, sono sconvolta. Che Famous band dire, trip, io non ho chef parole. list. Qua, sta festa fa schifo, ragazzi. Dire che questa festa fa schifo And è a dir poco. foggy Io ora mi auguro che, marble essendo anziano, non possa confirm. rimanermi incinto, perché ci manca Zaphis, solo, Peachy Peachy, no, la and you? gravidanza di Milton. E Ooh, quindi la nostra zero cercherà un carbs. donatore, non vuole, ecco, per esempio c'è Orione, ma non vuole, ragazzi, perché conoscendo Orione, poi Orione si legherebbe al bambino, vorrebbe far parte della vita del bambino, lei questa cosa non la vuole, vuole proprio un donatore perché lei vuole essere una donna indipendente, lei sente di non aver bisogno, ragazzi, di avere per forza un marito, barra fidanzato, barra quel che cacchio vi pare al suo fianco per avere un figlio, quindi lei, che è una donna di mondo, ragazzi, ragiona così. Questa è rimasta scioccata, non ha neanche continuato a preparare la torta. Io, tesoro, non so che dirti. Sto compleanno, dire che fa schifo è a dir poco. Ah, sì, dobbiamo svuotare ancora il forno. Scusa, è vero, hai ragione. Svuota il forno, vai. Anzi, riprendi torta hamburger invece di svuotare il forno, sperando che non sia bruciata. Sii amichevole con Milton, quantomeno, cara, dopo il, no? Insomma, è importante che tu voglia essere amichevole con lui perché se l'hai svignata nel giorno del tuo compleanno, quindi
Io come minimo gli avrei tirato la torta hamburger in faccia, tu invece sei molto più comprensiva. Allora, forza, pulisci. Perché sì, ragazzi, qua tocca far passare d'età la nostra, no? Tua figlia non si fa viva, io non riesco a capire perché. Quindi a questo punto, sì, c'è il club delle pargole, però direi di fare così, di aggiungere, vediamo se noi possiamo aggiungerlo. Mi sa di no, però ragazzi, no, lei non conosce il compagno di sua figlia, vabbè, verrà Pargola, allora a questo punto ragazzi, verrà soltanto Mira, dai. Ragazzi, è una tragedia, cioè praticamente questa festa fa schifo, va bene. Tesoro, riesci a mettere le candeline sulla torta senza incendiare la torta? Perché, voglio dire, qua è difficile la questione, a quanto vedo. Eh sì, la mia intenzione era farli sposare sti due oggi, però vedo che le cose vanno molto male. Oh, Rione! Ma Lucas, sai? Sì, fai fichi fichi con Violet, sì. È un po' complicato adesso. Non poteva venire, sapete, il lavoro. Oh, lavoro, lavoro, sempre la stessa musica, santo cielo. Chiedi di passare del tempo assieme. Piuttosto, come vi trovate a vivere tutti sotto lo stesso tetto? Condividete anche i cassettoni? No, che tu ci creda, no, ognuno ha la sua stanza. Che cappero, tesoro, te la sei cercata. Effettivamente. Oh, Milton! Milton, povero Milton! Fai che si interrompe gli alieni 3 volte! Porca pera, Milton, è vero! È la tua terza volta! Io non ho parole! E se tu sei felice come una Pasqua, sarei andato su a far baldoria, però mo non si può fare! Insomma, vabbè, Milton, ragazzi, come al solito, non lo so, sembra che trovi tutti i pretesti per fare incacchiare Violet. Va bene, ok, qua cosa c'è? Prepara un pasto vegetariano, tesoro, guarda, io ti consiglio vivamente di no, anzi, vieni qui, per favore, sgridala! Fai una man... Ma, ragazzi, cioè... Dire che sta festa è un disastro è dir poco. Questi si stanno spanzando dal ridere. Chiedi della sua giornata, guarda, io ragazzi non ho parole. Sono a dir poco, canta, ecco, cantate, va, fatevi una cantata che vi passa perché qui... lui viene qui, come minimo dovrà chiedere scusa. No, vabbè, ragazzi. Ma no, 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 ma non è giusto, mi stanno rubando anche lei! No, vabbè. Ma stiamo scherzando? Milton! Ma sapete, gli alieni volevano conoscere mia figlia, e ho capito, ma chi se ne frega? Milton, porca vera, mi stai rovinando tutto! No, vabbè, non ho parole, non ho parole. Vieni qui, lei ovviamente ti chiederà, ma caro, ma dove però sei stato? Vagliela spiegare dove sei stato. Lei in modo molto amichevole, ragazzi, voglio dire. Del tipo, ma ti hanno chiamato dal lavoro? Sei all'improvviso, sei sparito. Tutto bene? Beh, sì, diciamo, dovuto fare un viaggetto rapido, capito? Sì, ma io volevo, cioè, volevo soffiare sulle candeline. Dov'è? Sì, questa brinda, tesoro, che cacchio brindi? Ti sei accorta che non c'è più tua sorella, vero? Vabbè, dov'è Deidre? Ma guarda, hai visto che nostra figlia ti stava facendo un brindisi? Sì, caro, l'ho notato, ma c'è Orione, c'è Mira, dov'è Deidre? Ecco, diciamo che è stata trattenuta anche lei. Lei, ma dove tesoro? Ha preso la macchina e è dovuta andare via? Beh sì, dovuta andare, ma tornerà presto, mi lasciate veramente come una statua. Anche nel giorno del mio compleanno trovate una scusa per svignarvela. Lo so tesoro, hai ragione, cioè... Qua la vita è veramente un disco rotto con voi, lo so tesoro, che dobbiamo fare? Una tragedia. Ragazzi, sta festa fa schifo. Quindi mi dispiace, sbrigati a tornare perché tua madre qua dovrebbe spegnere le candeline. Senti, bacia Milton, tesoro. Ecco, festa della mamma ha avuto successo, da non ripetere, ovviamente da non ripetere. Vabbè, l'importante è che qualcosa abbiamo fatto. Io, tesoro mio, mi dispiace tantissimo. Vorrei, come dire... Donarti un momento di gioia, ma qua è una tristezza perenne. Questi sono sempre col calice in mano, tra l'altro. E quindi che dirvi, ragazzi? Ti è? Osserva il conservatore di slancio, ma che cappero vuoi osservare, Milton? Cioè, io non lo so, ragazzi. Vabbè, a sto punto. Yuhu! Sì. Comunque, auguri, tesoro, eh?
Oh, grazie, grazie, sono veramente emozionata. Eh sì, anche noi. Questa puzza da far schifo. Dedele tesoro, vuoi tornare o hai deciso di trasferirti lì? Perché ho dei dubbi, starà seducendo sicuramente qualche alieno in questo momento. Orione, chiedi a Orione della sua giornata. È la tua è andata peggio, tesoro. Che è qua? Festività terribile, la festività che ti preoccupa. Ragazzi, una tragedia. Veramente, chiediti della giornata quando torni, non so proprio che dirti, guarda, veramente. Inna, sposati con Milton. Oh, Violet è decisa. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a convincere di nuovo anche Milton, perché. Ma Orione! Con questi alieni oggi è Orione che mi attira gli alieni qua, eh! Scopri 10 alieni, alieni fra noi! No, ragazzi, vabbè. Io non ho parole, ma che cappro sta succedendo qua? Cioè, qua, ragazzi, addirittura il pasto fa schifo. Non avete mangiato, vi rendete conto? Eh? Io sono sconvolta, vi giuro, sono sconvolta. Proprio non. Sentite, vogliamo festeggiare per favore? Esprimi un desiderio, tesoro, guarda, perché se no. Festeggiami i 90 anni di Violet se continua così. Forza. Tutti pronti, perché sta per spegnere le candeline la mamma. Oh, tanti auguri, tesoro. Ora, questa non sarà proprio una foto. Ecco, voglio dire, io volevo inquadrare Violet, non qualcos'altro. Ma io dico, ma te pare che ti devi alzare proprio adesso? Vabbè, ragazzi, io non ho parole. Sì, stiamo praticamente inquadrando Orione. Orione che la fissa tutto il tempo, puoi notare, eh? Proprio Orione non si rassegna, ragazzi miei. L'anzianità, ti aspettano le rughe sulla pancia, le ciocche grigie e i pisolini interminabili. Festeggia come se il mietitore non fosse proprio dietro l'angolo. Eh sì. Eccola qui, la nostra Violet, ragazzi, ma guardate quanto è carina. Oh, senti, io direi che adesso prendi un pezzo insieme, perché che dobbiamo fare qua? Prendete almeno una fetta di torta, lei non ci pensa proprio, ragazzi, figuriamoci. Lei va qui, io prendo qualcosa di più nutriente. E dovresti anche tu, papà, perché i dolci ti fanno male. Vabbè, tesoro, ora non rompere il pero, voglio dire. Tuo padre è stato rapito da un alieno, beve da 2 ore e mezza, anche di più, quindi. Tu, poi, tra parentesi, voglio dire, scusami. Cioè, ti sei presa una porzione di gumbo che, visto da qua, io ora non so cosa sia nello specifico, ma questi sembrano tipo carne, tipo Würstel. Non saranno Würstel, ragazzi, ma sembra, quindi non è che sia molto salutare il tuo pasto, apparentemente. Poi, vabbè. Quindi, gli alieni sono tra noi, ragazzi, ma proprio, vogliono infilarsi prepotentemente in questa famiglia, ragazzi. Io non ho parole. E Milton, va bene, vorrebbe festeggiare così con Violet, però tesoro, noi aspettiamo con ansia un desiderio in particolare. Chi se ne frega della giornata di Violet? Ha fatto schifo, te lo posso dire io, non serve che glielo chiedi. Cioè, proprio da metterci la mano sul fuoco che sta giornata ha fatto schifo. Siete spariti durante la sua festa, quindi non lo so. Niente, Milton ci ha ripensato, ragazzi, non ci pensa proprio a sposarsi. Sei molto ispirato, ispirati a voler sposare. No, niente, il fichi fichi è il massimo che riusciamo ad ottenere in questo momento, eh. Non si riesce a ottenere nulla di più, quindi fai una cosa. Che schifo, pure sto piatto, ripulisci. Cosa avete rotto? Ragazzi, oggi fra oggetti che si rompono e alieni, questi hanno veramente rotto il pero. Io non. Che è qua? Ecco, sì, vabbè, per aver scoperto gli alieni, tesoro, buonanotte anche te, sei sempre la più sveglia del gruppo. E niente, vabbè, sta festa, ragazzi, è stato un fiasco, quindi falle un bagno, la poverina, falle un bagno, guarda. Tesoro, sei veramente bellissima, come una statua. Ecco, mandate via Mira, guarda che non è il caso di lasciarla qui perché è a rischio rapimento alieno anche lei, quindi termina il raduno, perché direi che è il caso. E Milton ovviamente farà fichi fichi con Violet, ragazzi, perché sì, ovvio. Voglio dire, è sparito nel bel mezzo della festa. Come minimo cerca un modo per recuperare. Quindi vai, Milton. No, non è vero. Non è vero. Milton ci ha ripensato. Milton, vai, fai fichi fichi con Violet. Su, puoi farcela. Che ne dici se io e te, tu ed io? Vabbè, abbiamo capito. Nel frattempo, lava. Barry perché puzza, ragazzi, da far schifo.
Chi sarà secondo voi il radiamento e stravolgimento per essere stata rapita? Qualunque cosa abbiamo fatto gli alieni, vabbè, abbiano fatto, penso. Mi scombussola la testa, lo so, tesoro. Che ti devo dire? Qua la situazione è particolare. Allora, dunque, ovviamente, ragazzi, a questo punto, Milton e Violet, capite da soli, che semmai il nostro deciderà che è qua, fitte di gelosia. Ma quale fitte di gelosia che stavi accanto a lei adesso, Milton? No, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Comunque, dicevo, ovviamente, se mai dovessero decidere di sposarsi, quindi se anche Milton deciderà di fare il grande passo, ragazzi, sarà una cosa molto semplice. Io non immagino più una cosa troppo, no? Anche se conoscendo Milton, obiettivamente, ragazzi, sì. Forse una festa in grande ci potrebbe andare bene. Non lo so, ditemi voi, secondo voi Milton dovrebbe sposarsi con Violet organizzando una festa in grande? Oppure dovrebbe organizzare qualcosa, visto che ormai l'età c'è, di molto semplice, molto, no, magari intimo, giusto con le figlie, ecco, no? Le figlie che ha avuto con Violet, quindi Mira e appunto la nostra Deidre. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché io sono veramente curiosa. Patata, che è successo? Attenzione quando esci di casa, perché qua gli alieni sono proprio dietro l'angolo. Guarda, non c'è possibilità di salvezza. Fatemi anche sapere poi cosa ne pensate. Insomma, dell'idea che ha avuto la nostra Deidre, quindi di non avere un compagno fisso con cui mettere al mondo i suoi pargoli, cioè, o meglio, il suo pargolo, perché lei usate asciutto. Vabbè, no, ragazzi, vi prego. Perché vi ricordo che lei può avere mas al massimo un figlio solo, quindi solo un figlio. Queste sono le regole. Lascia giù, per favore, grazie. Sono le Yumbala, regole della challenge. Quindi fatemi sapere Babushka! cosa ne pensate, perché io sono curiosa anche di sentire cosa ne pensate circa questo argomento qui. Perché sì, la nostra è un po' particolare. Però, secondo me, ragazzi, diciamo che la sua decisione rispecchia un po' la sua comunque personalità. Cioè, nel senso che lei non è una persona che si vuole impegnare, quindi fondamentalmente non metterebbe mai al mondo un figlio con un uomo, cioè con una persona con cui ha in atto una relazione, perché comunque il pensiero che questa persona poi potrebbe avere delle pretese, potrebbe, no? Voler, che ne so, vivere insieme a lei al bambino, tutte queste cose, o alla bambina, perché non sappiamo, ovviamente. Tutte queste cose, insomma, no? Eccolo lì. Vediamo. Ed adesso noi tale attendevo un appuntamento? No, grazie. L'appuntamento no, perché, insomma, siamo state piene di appuntamenti fino a non molto tempo fa. Vieni qui, tesoro, ripulisci. E nel frattempo, Milton, dammi una gioia, per favore, svegliati. Milton? Milton? Letargo? Forza, su. E vediamo se Milton, tante volte, ragazzi, lo esprimi il desiderio di volerti sposare con Violet? No, vero? Proprio non te ne frega un pelo di niente. Comunque, ragazzi, sì, fatemi. Clona del cibo, vabbè. Fatemi sapere. Matrimonio in grande, perché tanto, ragazzi, voglio dire, prima o poi accadrà. Matrimonio in grande oppure festicciola intima, quindi soltanto loro quattro, al massimo ovviamente Orione e Lucas, perché insomma, Lucas è il compagno comunque di Mira, vi ricordo. No, Milton non ne vuole sapere, quindi a questo punto potremmo sfruttare, ecco, prenderci un po' di tempo. Patata. Dai, accarezzala. Chiedile che problema c'è. Spazzola. E falla uscire, perché lei è come te, uno spirito libero. Nel prossimo episodio, ragazzi, noi. Devo andare in bagno, eccola lì. Noi andremo, trascorreremo una giornata in piscina. Perché sì, perché la nostra
insomma, c'è questo giorno da festeggiare, ne approfitta, no? Quindi non andrà al lavoro tanto presto, però c'è una promozione imminente, ragazzi, eh? Il livello 4 è già nostro, praticamente. Milton, mi hai molto deluso per questo fatto qua, eh? Ogni tanto ti resetti, praticamente. Quindi direi, ragazzi, che noi con la nostra Violet, che è qui, si sta riposando, si sta riprendendo dopo la serata sconvolgente, praticamente, che ha trascorso fino a qualche ora fa, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Nel prossimo vi comunico che incontreremo un personaggio e non sarà, già vi voglio un po' stuzzicare, sarà, diciamo, un avversario. L'avversario, fra virgolette, più, no? Come posso dire? Più forte, più determinato, no? Della nostra Deidre. E ho detto avversario, non ho detto avversaria, diciamo. Quindi sì, no, tesoro, no. Vi dico soltanto che è un uomo. Non vi dico chi è, non vi dico perché. Mi piace leggere i vostri commenti, le vostre idee, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. E se preferite a questo punto, nel prossimo episodio, conoscere l'avversario della nostra Deidre, oppure se invece magari preferite assistere, che è qua? Questa vita è terribile, lo so, tesoro, che devi fare? Se preferite invece assistere al matrimonio tra questi due ragazzi, perché direi che. Cioè, se Milton non si convince, toccherà stavolta Violet prendere, no? Dopotutto, quella volta lui organizzò una festa strepitosa per lei, cioè portandola, no, nel mondo alieno. Chi ha seguito la prima generazione della nostra Barry Challenge lo sa, e fu lei comunque a farsi un po', no, rodere per la situazione, quindi a dire di no. Quindi magari questa volta vuole in qualche modo rimediare, chi lo sa. No? Fatemi sapere, ragazzi. Fatemi sapere, sono curiosa, cosa preferite, ecco. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, ragazzi, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, perché ne vale non la pena, ma di più, ragazzi, sono veramente, veramente bravi, quindi iscrivetevi e campanelline sempre, 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 sempre attive, perché solo in questo modo vi arriverà una notifica quando qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale, comunque i suoi contenuti, ecco. Quindi mi raccomando, ragazzi, campanelline sempre attive. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate della situazione, soprattutto della festa della mamma, ragazzi, un disastro, un disastro, un disastro. Però vabbè, l'imprevisto è sempre divertente, poi comunque. Io vi abbraccio forte e vi auguro un fantastico inizio settimana sul Sims. E non.